Buongiorno, sono il dottor Luca Barzagli, medico dentista e svolgo questa attività da tantissimo tempo ormai e questa mattina parleremo di odontoiatria estetica. L'odontoiatria estetica, come mai? Innanzitutto, vabbè, la medicina estetica non esiste nella pratica come materia, ma esiste la chirurgia plastica. Come mai gli odontoiatri parlano di odontoiatria estetica allora? Perché bisogna un attimino fare un passo indietro e porre mente locale a quella che è l'estetica del sorriso. Da che cosa è dato il sorriso? Il sorriso è dato fondamentalmente dai denti, dalle gengive e dalle labbra. Queste tre strutture in armonia rendono un sorriso di una persona bellissimo. È chiaro che se una di queste strutture non va bene, noi dobbiamo intervenire. Pensiamo alla ricostruzione estetica degli incisivi, pensiamo ai trattamenti parodontali per le gengive, ma pensiamo anche ai trattamenti dei tessuti molli. Come li facciamo i trattamenti dei tessuti molli? Li facciamo ricorrendo alla radiofrequenza. Radiofrequenza che è una metodica non invasiva utilizzando le onde radio, questa macchina ha delle azioni che essenzialmente si possono riassumere in un aumento del microcircolo con la formazione anche di nuovi capillari e quindi si capisce anche che abbiamo un'attività riducente, per esempio, degli arrossamenti e delle couperose del volto. Poi abbiamo un'azione nel derma, che porta alla produzione di essenzialmente tre proteine che sono l'elastina, il collagene e l'acido ialuronico. Inoltre abbiamo un'azione sempre legata al calore dall'interno che provoca praticamente una diminuzione del sebo e qui quindi un'azione antiacne. Con un'aggiunta di una crema noi si riesce anche a diminuire le macchie di melanina. Ecco che noi allora utilizzando questa macchina in assoluta sicurezza, senza nessun problema, perché qui non si inietta nulla, non sono i filler in cui noi abbiamo l'iniezione nel derma di acido ialuronico. Qui non iniettiamo niente, non facciamo niente di invasivo, la metodica è assolutamente sicura. Vi ringrazio e buongiorno.